11 di special attack. Non ha assolutamente senso usare Razor Leaf. Comunque, può imparare ben 8 mosse. Oltretutto, la difficoltà, comunque, lo svantaggio per Raikou è che livella molto lentamente. Il vantaggio è che hai un Raikou. Hai un Pokémon che oltre ad avere tante stats sono distribuite, potrei dire, perfettamente, togliendo il fatto che, vabbè, è lentissimo, ma non è che si può fare, non si possono fare miracoli. Dobbiamo accontentarci. Cazzo. Vabbè. Oh no. Oh no. Oh no. Ho recagato un po' il cazzo. Sì, la Madonna! E questo è un problema. Eh no, cazzo, eh. Oddio, ho missato, ok. Sì. Vabbè, dai, ci ha tolto 2. Ok, 24 PS. Due. 3. Si stava incazzando come una maiala. Beh, che sei due in alto a destra. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Siamo vivi, ragazze. Siamo vivi, ragazzi, un applauso. Fortissimi, grazie mille a Orbitadrian Lex per il sub, benvenuto. Tanto so come resub, ma Twitch adesso mi fa i sub splittati, non si sa perché. Ok. No, non penso, è morto perché comunque sono avanzato con tipo 7-8 HP e col livello ho preso 4, quindi in realtà sopravvivo lo stesso. Ok. Bel Earthquake. No, basta con sta mossa. Tutti ce l'hanno. Cos'è? Come non posso? Certo che posso prenderle. Nella Iron Moon cazzo posso. Ma è shiny, Fienic. Triplo calcio. Invece no. Doppio. Triplo calcio, ma ne tira solo 2. Ci ha mentito. Ci ha mentito, ragazze. Aspiarberry. Non so che cazzo sia. Ah, ok. Per il congelamento. Ecco come l'hai preso, scusa. Dallo zaino. No, no, Grumpig, no. L'ho rubato al professore. Clickbait sui calci. Assolutamente sì. Ah, io direi compriamo un po' di repellenti. E vendiamo sta merda di condivisore esperienza. Ecco qua. Effettivamente l'ho preso allo zaino. Sì, sì, infatti, quello intendevo. Assolutamente sì. E... oddio, è vero che devo andare in palestra dal babbo. Vediamo un po' cosa prenderà stavolta Wally. Vuoi comprare gli oggetti? Nope. Soltanto repellenti e Pokéball. Basta. Ok. Wally. Wally, cosa catturerai questa volta? Prima, ragazzi, è stato esilarante. Abbiamo visto un Blaziken venir shottato da Azuril che ha tirato i Radi Drago. Sì, very good. Gianni, Pokémon hide in tall grass like this. Dante, eh sì. Attenzione. Attenzione. Un Sceptile hai trovato. Sei fortunatissimo. Grande, Wally. Vai, Krabby. Krabby tua. Thick fat di Sceptile. Vai. Come uno su 35. Ma... no, Krabby, no. Krabby non ha mosse. Krabby usa Struggle. No, Krabby, RIP! Unlucky. Sì. Ce l'ho fatta, è il mio Pokémon! Grande! Ha funzionato benissimo.
Poi, perché Krabby aveva un PP 35 di azione? Ma che robe strane che accadono. Però prima è stato più bello, ragazzi. Prima è stato decisamente più bello. Vabbè, sì, Gex, perché ovviamente non è calibrato. Perché nel gioco originale è calibrato per fare in modo che Lino non subisca attacchi. Cioè, Ralsei tira soltanto Roar, capito? Quindi non fa danno. Poi vabbè. Quello che succede effettivamente è un altro discorso. Cioè, non hai pensato proprio alla sconfitta lì, esatto. Boom. Attenzione. Si impara nuova mossa, ragazzi. Smog! Che mossa incredibile. Allora, ci potrebbero essere situazioni in cui ci interessa avvelenare, però non lo so, ragazzi. Cioè, Razor Leaf fa schifo perché abbiamo 14 l'attacco speciale, però... Magari ti becchi lo Swampert che magicamente ha 40.000 di difesa, quindi preferisco tenerla. Ritorno prima o poi sarà più forte di Body Slam, quindi... Niente Smog, fa veramente schifo. Attenzione. Lotta tra fratelli. Ecco, lui invece ce l'ha Smog, avete visto? Ah! Che allenatore merdoso. Io alleno. Io insegno soltanto mosse decenti ai miei Pokémon, non come te. Guarda lì che pattume. Sparisci. Molto bene. Better Raikou wins. Franci salva. Hai ragione. Se fosse la Iron Mon Kaizos ti darei ragione. Ma questa è la Iron Mon Cazzo. E quindi come da titolo. Suggerisce. Noi qua viviamo il tutto in un modo molto diverso. Viviamo tutti in modo più chill. Diciamo che vogliamo arrivare ai 40 anni, quindi... Quindi punto a giocare con regole che mi permettano di divertirmi di più. Quello c'è un botto d'attacco, secondo me. Mi ha fatto un sacco di danno. Questa è la live dove Fergo vuole arrivare a 40 anni senza perdere i capelli possibilmente e quindi non fa robe del tipo passare la vita sull'Iron Mon Kaizo con le regole ufficiali. Punto esclamativo sfida comunque, cioè capisco che scriverlo in gigante a schermo non sia abbastanza. Ci stanno le regole, il problema è che hai fatto il comando sbagliato. Sì, Train. Ti proverò. Body Slam! Boom! Outrage Tailow. Ragazzi, bisogna stare attenti. Molto attenti. Molto. Molto, molto. Allora. Sta schermo intero, mi disp, ragazzi, non so che fare. Comunque verrà tutto ricaricato su Fieric VOD, mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube dei VOD. Punto esclamativo VOD, spero ci sia ancora il comando. In teoria sì, in pratica non so. Attenzione, Cloyster. Cloyster si beccherà un Earthquake dritto nei denti. Oh, Sunny Day, cazzo, abbiamo clorofilla. Buono, abbiamo ben 24 di velocità adesso. Molto bene, molto bene. Molto bene, molto bene. Ci ha fatto un grande favore. 5 max HP. Ok. Interesting. Che poi, tra parentesi, ragazzi, da quel che mi è stato detto, da quel che mi è stato detto delle regole ufficiali della Iron Mon Kaizo, tu puoi scegliere come preferito un Pokémon leggendario che abbia meno di 600 stats. Quindi se io scegliessi, come ho fatto in passato su Pokémon Rosso Fuoco, Raikou come... Pokémon preferito, io potrei effettivamente utilizzarlo. Fino a prova contraria. E sarebbe totalmente legit. Solo i cani. No. Anche gli uccelli e i regi hanno 580 di base stats. Tutti i tri, non so se si può dire, hanno meno di 500, di 600 stats.
String shot. Gran mossa, gran mossa. Zapdos sarebbe ta- però Zapdos ha due debolezze, mentre Raikou una sola. Ma perché uno non potrebbe scegliere gli uccelli? Cioè, il concetto è... Pokémon sopra i 600 di base stats. Gli uccelli, i cani... e anche i regi hanno tutti 580, hanno tutte le stesse stats, quindi non vedo per quale motivo uno non potrebbe. Cazzo, non ho usato il repellente qua, ecco. Usiamolo. Sono tutti tri, ma di diverse categorie. Ma se a qualcuno piace l'uccello, perché non può scegliere? ragazzi, come rispondete? Voi tre preferiti? Possiamo dire di sì. Possiamo dire di sì. Lui ci dà un po' fastidio. Cosa facciamo contro Aerodactyl? Resorleaf, ma... Cioè, no, abbiamo 17 special art, non dei Body Slam. Curse. Molto male. Oddio, che pizza che si è preso. Ok, molto bene. Molto bene, molto bene. Silk Scarf. Questa ci piace, eh. Nelle regole dell'area mon cazzo si può usare. Diciamo, la risposta sarebbe che non sto giocando l'Iron Moon Kaizo. Se fate punto esclamativo sfida, scoprirete che nelle regole che mi sono imposto posso scegliere qualsiasi può con voglia. A patto che ovviamente lo starter selezionato sia quello. E se casca lì, io posso prenderlo. Mudshot. Ah, buono che lo impara, però c'è un Earthquake, quindi... Non penso glielo insegnerò. Sono fatto le mie regole, sì. Anche perché ho detto, io non partecipo a nessuna sfida. Cioè, chi è che mi obbliga a seguire delle regole del Kaizo? Capito la battuta. Sakura, sì. Non serve a niente. Safari Ball, ok. Grande. Prossimo Pokémon lo catturiamo con questa. Gex, perché... Allora, non te lo so dire perché sei diventata così virale. Se devo darti una mia opinione, è perché è una sfida dove... Cioè, una sfida dove tutti sono alla pari. Cioè, ok, magari uno che ne sa un po' più di un altro riesce ad ottenere dei risultati migliori. Però di base è una sfida dove il 98% si basa sulla fortuna e il 2% sull'abilità. Soprattutto quando inizia a mettere, non puoi usare questo, non puoi usare quello, non puoi usare quell'altro, cioè... Ah, qua andiamo di Body Slam. E poi sì, esatto, è diciamo una sfida super ludopatica. Con lo scaffo. Oh, ma che due coglioni sti Pokémon. Non è che tiro delle pizze incredibili sullo Chatroant. Traunt, insomma. Esatto, è la sfida Pokémon più simile al gioco d'azzardo, precisamente. Precisamente, avete riassunto benissimo. È letteralmente Pokémon, però gambling totale. E quindi a gente piace. Anche perché quando le cose sono così a cazzo di cane, è frustrante giocarci, ma allo stesso tempo per dici, cazzo, voglio riprovare, è tutto a caso, questa è la volta buona. No, è proprio la ludopatia fatta a Pokémon, per questo è diventata popolare. Perché tu magari c'hai il Pokémon perfetto, ok? Come prima Wally che c'aveva Blaziken. Va Blaziken, va per catturare Azuril, e Azuril gli fa Ira di Drago e Blaziken muore. Cioè, è la stessa cosa, capito? Cioè, è puro gambling. Qua c'è un Marowak con Iperraggio. Cioè, non ci fa un cazzo perché noi siamo il Raikou più bulky che esista al mondo. Poi sì, la scelta iniziale ovviamente c'ha il suo fascino, perché
È bello il gambling, letteralmente. È bello il gambling. Ok, poison point. Molto male. Però sti cazzi, perché tanto siamo di fianchi al centro Pokémon. Di fianchi, con tutti e due i fianchi. Ok. Non è questo il centro Pokémon. È questo. Si può becchi... A me è capitato, se non sbaglio, l'ultimo canto. In una delle mie prime run, vero ragazzi? Mi era apparso il tizio con l'ultimo canto, se non sbaglio. Che me l'ha tirato e ho perso. Vado a memoria. Come è successo... Sono successe diverse cose. Ok, Super Potion ci piace. Ora, non facciamo l'errore di prima, abbiamo imparato. Non facciamo lo stesso errore di prima. Ah, prima cosa. Ci prendiamo un bel rapido artigli. Io pensate, ho reso la sfida ancora più ludopatica. Perché? Perché nell'area Mon Kaizo tu non puoi usare un cazzo, no? Tipo anche, che ne so, il rapido artigli. Uno non potrebbe utilizzarlo, no? Nella challenge ufficiale, perché non puoi usare nessun oggetto tenuto se non quelli consumabili. Bene. Io invece, in quanto per aumentare l'ulubatia, ho detto, giustamente, se io ottengo, adesso parte effettivamente il Quick Claw, se io trovo per terra un oggetto che mi può aiutare, cioè io voglio poterlo utilizzare, devo essere premiato dall'RNG, capito? Netball, wow. Proprio quello che volevo. Però effettivamente il Quick Claw non mi piace, allora non facciamo, perché quello lì non è fortuna. E lì si trova e basta. Allora Quick Claw non lo possiamo usare. Perché lì vedo che ce l'ho da sempre. Se lo trovassimo randomicamente sì, però quello non è randomico, quindi non va bene. Aki, grazie di 40 mesi. Grazie mille Aki, molto molto gentile. Minchia, l'Arvitar con sabbia fiume. Tuk. Tu. Torkoal. Non so cosa ha tirato che ha missato, ma va bene così. Ah, cross chop. Ce l'hanno tutti. Tuono. Interesting. Molto bene. 40 mesi, pensa te. Che vecchiaia. Che spunto la sfida sesto per fare la prima palestra. Mare a Roma questa, non ci serve a niente. Zium! Aia! Ah, quello era il crit. Oh, questo ha tantissima difesa. Questo ha tantissima difesa, ragazzi. Oh, crittino anche a te. Comunque che stazzi incredibili c'ha sto Raikou. Stazzi incredibili. Si muore un po' che di buttare via. Si muore il Pokémon, ho perso, è diverso. Il repellente. Va benissimo. Mostra Isolì. Ma perché? Ma c'ho 21 di special attack contro più del doppio, quasi il triplo di attacco fisico. Cioè, non ha senso usare una mossa speciale. Che oltretutto fa anche essa stessa la metà del danno di terremoto. Cioè, ma che senso ha usarla? Nessuno. Ovviamente facciamo sfide singole. Azumarill. C'è tipo qua uno dice, ah, usiamo Razor Leaf che è super efficace. Sì, sono 55 per 2 fa 110. Earthquake è 100. Però quasi tre volte l'attacco fisico di quello speciale. Che senso ha? Nessuno. Anzi, uso Body Slam. Easy. Boom. Spinarak con sabbia fiume. Via. Molto bene. Ho 69 PS, molto belli, però vado a curarmi. Emulatore giochi per giocare... Giocare Pokémon, cioè questo 3DS, non ho capito. Prima cosa, non uso il 3DS per giocare a un gioco del Game Boy Advance. Ecco. Niente,
io mi dimentico di usare il repellente e questo è quello che succede. Ecco fatto, ti ha risposto il bot, hai visto? Ringrazialo che sono il bot, si offende, bravissimo. Anche se però in questo momento sto usando un altro per l'integrazione del plugin. Ah, l'emulatore... Ah, cioè... Ma vi spacciano ancora la cosa che l'emulatore è illegale, che su Twitch non si può nominare il nome dell'emulatore? Ma c'è gente che ancora dice queste cose. Mi ricorda quelli che su YouTube dicono sito viola. Altrimenti YouTube, boh, gli manda l'FBI a casa. C'è ancora gente convinta che su Twitch non si possa nominare il nome, sui social non si possa nominare il nome dell'emulatore perché, boh, non lo so, ti esplode il computer, boh. Sì, questo è MWOC, esatto, non è Visual Boy Advance, sarebbe per avere il tracker. Però tolta la Kaizo io uso Visual Boy Advance. Allora... La cosa brutta di Reco è che imparo una mossa in 10 livelli. Fino all'81. Quindi, insomma. Aia. Sky Attack ci vuole tirare quello. Ok. Altra cosa brutta di Reco è che non livella. Fa veramente fatica a livellare. Ma va bene così. Oh, buono Elisir. Questo ci serve. Hai ragione, Drogu, nella Kaizo sì. Ma se leggi bene... Se leggi bene... Basta leggere bene. Per lei come si fa? Si cattura un Pokémon che possa imparare, lo si usa solo quando servono. Fine. Tutto qua. Allora... Qua vendiamo il nugget, l'upgrade, anche qui Claw, questo no, e ci compriamo altri repels. Ah, che cazzo è stato? Cos'è stato, ragazzi? Porca puttana. Allora, adesso siamo nella prima palestra, anzi tra poco saremo nella prima palestra. Noi abbiamo livellato il possibile. Più di così non possiamo livellare. Sondaggio, c'è un moderatore, vogliamo fare un sondaggio? Riuscirò a battere Petra? Dai, ludopatia in live, per favore. Vai, Aki, riusciremo a battere la palestra? Metti il sondaggio da un minuto così finisce subito, sennò... Tipo quelli da 2-3 minuti, dobbiamo aspettare un sacco. Ma arriva il sondaggio, ragazzi. Pronti alla ludopatia? Pronti alla ludopatia? 50 centesimi sul Crazy Time. Ottimo. Mostro anche le pozioni che abbiamo. Abbiamo una super pozione e basta. E poi abbiamo... Abbiamo qualche bacca, qua abbiamo 6 Oranberry. Presto il gambling, presto! Bravo Pumalex, ottima battuta. No, non posso anche uccidere il Pokémon che incontro ogni route, no, 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 no. Solo da allenatori. No, ragazzi, i moderatori non stanno facendo parte dell'ludopatia! Oh mio Dio, che lentezza! Ok, ce l'abbiamo fatta. Pronosticate, ragazzi. Pronosticate. Scusatevi, sono un po' lenti. Votate, scommettete i vostri punti. Riusciremo a sconfiggere Petra? Quello è il record che possediamo. Questi sono gli oggetti che possediamo. Una sola super pozione. E basta. È un X accuracy che non serve a questo punto. Certo che è andata a puttane. Grazie, Fralla, grazie mille del sub, Fralla, molto gentile. Meno male, Kou, che ci sei te. Del resto, Aki l'abbiamo appena preso.
è nuovo, non sa ancora come funziona bene il canale. Attenzione, attenzione, 280.000 punti su sì, 70.000 punti su no. Ce la faremo? Ricordatevi ragazzi, devo battere tutti gli allenatori, eh. E non posso uscire. Farò comunque del mio meglio. Ok. Si parte. Lo sapete che se troviamo un po'... No, ok, Flying Ghost non esiste in stagione. Okay. Eccolo, Fralla, 10 mesi, bentornato Fralla. Bentornato, bentornato. Ah, Panda Rosso, cosa hai detto? Cosa hai nominato? Si parte! Girafarig, ok, Girafarig per iniziare. Bel Girafarig per iniziare. Allora io vado un po' di... Io non so, ritorno... Non so quando è che inizia a far danno. Poteva dirmelo il tracker, però. Cioè, fa più danno con la friendship. Ok, però. Vabbè. Ok, no, ah, no, è la mossa che ci toglie i PP quella, vero? Ok, pensavo fosse... Aspetta. Forse... No, aspetta. Ok, ho sbagliato. No, ok. È quella mossa di merda dei giraci, ok. È obliderio. Io ero lì, dicevo, perché aveva l'animazione simile a Destino Obbligato. L'animazione è simile. Oh, finalmente posso usare Razor Leaf. Siete contenti, ragazze? Ecco qua, l'ho usata la mossa. Sì, Luca, sì. Punto esclamativo sfida. Ha fatto una clip. Apposita. Ok, facile. Obliderio era, vabbè. Cool trainer maschio Jill. Ok. Sunkern 180 base stats. Vabbè. Tuk. Non mi arrivano i punti. Quali punti? Livello 20 Raikou. Attenzione. Jolteon. Qua ci tiriamo Earthquake. Facile, facile. Attenzione. Minchia. Tuono su Jolteon, ragazzi. Mi sembra un po' illegale, ecco. Un po' cheating usare tuono su Jolteon. Le bet. Che punti devo arrivare le bet? Stiamo facendo la sfida. Cosa vuoi? È già essere pagato. Vuoi già essere pagato? Cioè, ho capito che Reiko è forte, ma adesso darla già per vinta mi pare un po' troppo. Non so se prevede il futuro o gufa. Questa è una bella domanda. Scopriamolo. Ok. Una bella zappata le abbiamo tirato a questo. Grande Tangela. No, Sand Attack. No, le bet sono state fatte. Le bet. No, almeno quello lo so. Ok. Ragazzi, è giunto il momento. Raikou versus qualsiasi cosa abbia Petra. Gianni versus Petra. Non cambio la Silk Scarf, preferisco avere quel 10% in danno in più su Body Slam piuttosto che utilizzare una bacca arance da 10 HP. Anche se 10 HP sarebbero ben investiti su un Pokémon che ha tutte quelle difese, però andiamo. Forzata tipo la Citrus, ok, ma la bacca arancia, dai, 10 HP. Piuttosto che prendo un turno per curare con la super pozione. Roxanne. Attenzione, primo Pokémon incredibilmente difficile da battere. E si parte così. Aia, però non l'abbiamo tirato giù, eh. Sembra abbia una discreta difesa, gli mettiamo un più. Cioè, pensando che ha 218 base stats... Tankarsi Body Slam, direi, tanta roba. Facciamogli un Suka Suka.
Ok, so per dire così vediamo la differenza di danno. No, perché usa... Vabbè, niente, capiamo un cazzo. Lo so, De Santo, l'ho cambiata apposta. Cioè, sono parecchio noiose le regole ufficiali. Però, cosa dovrei fare con assist? Tanto non c'ho alleati, non ho altri Pokémon. Vabbè, che schifo, ragazzi. Che schifezza. Secondo Pokémon incredibile. Il Rattata. Però attenzione. Ok, ci è andata bene. Non siamo stati parrati. Rattata pure ha tankato. Ma sarà che io non faccio tanto danno? È un po' quello il problema, forse. Arriverà il Sukasuka. Jinx. Temo un Earthquake. Polla raggio. Pazzissima Jinx, pazzissima. Toh, terremoto. Mica Raikou con terremoto comunque. Bello il... Ok, è al 23 ragazzi. Ma porca miseria quanto ha tankato. Mamma mia. È attankato, Jinx, ha tankato. Tutto bene, Error. Faccio una Citrus. No, Loran Berry, ok. Continua con Bubble Beam. Capirai. Tanto. Abbiamo già tipo 3 di Moving Speed. Meno male che ha dei Pokémon del cazzo. Rotafuoco, non ci bruciare, siamo nella merda. Ok. Sì, Gex, la realtà è che nessuno frega un cazzo. Artisan Han. Earthquake. Aia, minchia, però c'è mosse forti questi, eh. Ai. Cioè, l'unica che non c'ho, ragazzi, non ci credo. L'unica che non c'è è quella per il burn. Ma dai, ma non è possibile. Non è possibile. Che faccio adesso? Siamo nella merda. No, dai, ma 10% mi ha preso. Non ci voglio credere. Crit. Niente. Ah, ragazzi, non so che dirvi, cioè... Il Raikou era pressoché perfetto. Cioè, non abbiamo ancora perso, minchia, quella Sandstorm. Ma qua... Eh, 5 HP con questo. 11 HP con quest'altro. Ovviamente non muore. Lui continua a menare. Raga, il tutto sta nel vedere chi cazzo esce adesso. Se esce uno debole a terra, lo sciotto con terremoto. Allora, però, facciamo un conto. Qua Razorleaf è meglio. Vabbè, ma tanto attacca prima lui. Cura prima. Ma cosa curo? C'ho le Oran Berry, mi dà 10 HP. Il Burn mi toglie 11, cosa faccio? Ma cosa curati, ragazzi? Non c'ho niente. Non c'ho più niente, ragazzi. Non ho più cure. Mach Punch. Allora. Io ho l'attacco dimezzato. Quindi a sto punto tanto vale utilizzare Razorleaf. C'è un problema.
lui attaccherà prima di me, perché io ho 17 velocità ed è pure ridotta a causa di bolla raggio. Se lui mi fa una mossa che non mi uccide e non mi sto Razor Leaf, che è una 95 di precisione, ricordiamolo, io ce la faccio. Troppa bravura. Troppa bravura, ragazzi, avete visto? Questa è tutta bravura. Uno potrebbe dire: Fieric, ma questa challenge è solo fortuna, non c'è... No, ma non vedete che skill incredibile che possiedo? Non vedete la mia bravura nell'aver scelto l'unica mossa che avrei dovuto utilizzare in questo contesto, di aver hittato 95%? Cioè, è solo bravura sta challenge, voi non capite. Solo bravura. Sottomissione interessante. Ci posso pensare, sapete? Ci potrei pensare. Per il meme pagherò. Easy, ragazze. Posso usare tutto, Arbo? Assolutamente sì, 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 posso. A parte che, cioè, anche nelle regole ufficiali puoi utilizzare quelle del capo palestra. Quindi, attualmente... L'unica cosa che, diciamo, non sto seguendo come regola ufficiale è utilizzare la Silk Scarf, che non potrei utilizzarla. Fossi morto lì, probabilmente mi sarei un po' arrabbiato, perché avevo deciso di non mettere la bacca arancia. Mica, comunque già prima palestra 6 Pokémon, ragazzi. Vedete che differenza c'è già tra Smeraldo e Rosso Fuoco. Uff. Minchia, però 80 di accuracy, questo non me lo ricordavo. Ammetto che non mi ricordavo gli 80 di accuracy. Ora, ci serve un Pokémon per taglio. Vediamo un po'. Sì, adesso, cioè, catturo il Pokémon per taglio, però io non posso usarne altri. Cioè, la challenge consiste in usare un solo Pokémon. Catturerò uno per usare taglio, che non sarà Steelix probabilmente. Non che Steelix non lo impari. Controlliamo. Ma non penso impari taglio. Sì, lo impara. Ok. Ok. Una bella Safari Ball. Che ci sta. No, niente. Vabbè. Great Ball. Tutti impari le mele nella Kaizo? No, sai che non te lo so dire. No, non credo. Non l'avevo assolutamente sentita sta cosa. Ok. Famoso Sky Attack di Steelix. Beh, se ci pensate dovrebbe fare molto male. Se ti piove uno Steelix in testa dovrebbe fare parecchio male. È un Pokémon se c'ha lì Rapid Spin, Sky Attack, Spelling Salt. Ok. Vediamo anche le stats così per ridere. Merda, che stats però, guardate che le difese e la velocità. Infatti c'ha se... erano anche delle ottime stats. Ecco, facciamo la cosa più inutile. Ok, Giardinieric. Vorrei fare Giardinieric, ragazzi. Ok, molto bene. Giardinieric. Bella Giamminio su Google. Più veloce di Raikou, sì. Ecco qua. Tagliamo un po' di erba. Oh. Via. Minchia, Sharpen. Stiamo attenti. Ah, minchia, devo mettere set qua, ok. Se no mi rompe il cazzo tutte le volte.
option. Fatto stai set. Ok. Andiamo avanti. Bel body slam. Tuk. Crittone che ci serve assolutamente. Crittone anche qua. No, qua no. Che palle statico. Ah, che cazzo è stato? Allora, sicuramente un oggetto interessante il Secret Ash. So che molti di voi nemmeno sanno cos'è, probabilmente. Ammetto che molti di voi non lo conoscono. In realtà è scritto bene, Damix. Comunque sì, cioè, questa è proprio la sfida. Comunque l'erba è già ricresciuta, avete visto. Alla fine non è servito niente fare il giardinieric. Già ricresciuta tutta. Cioè la sfida, la challenge è questa. Ok, buono. Non volevo fare la lotta in doppio. We did it. Drauto su Feraligator, interessante. Qui ci ha raddoppiato la velocità. Ed è comunque più veloce lui. È comunque più veloce lui. Cioè noi qui abbiamo 30... Oddio. 36 di velocità non è così tanto effettivamente. Che l'abbiamo... abbiamo una velocità così bassa che proprio non cambia un cazzo. Zero Italy, se intendi quello che c'ho qua sotto è... seguo un tutorial, non te lo so spiegare in modo facile. Flame Wheel, va benissimo. Via. Ok. Questi stanno ancora crescendo? No. Le Pinup Berries. Le Chesto Berries. Ok. Molto bene. Choice Band, onesta. Non la userò, però fa ridere. Fa ridere averla trovata. Fa molto ridere. Con sta velocità la vedo dura, però siamo super bulky, quindi in realtà il Pokémon è buono, eh. Cioè, pensate fosse stato... tipo, vi ricordate il famoso Ursaring? Ecco, c'era Ursaring che aveva un casino HP, un casino di difesa fisica... ed era anche veloce, però non aveva difesa speciale. Quindi forse... forse delle due è meglio avere un Pokémon lento ma che non abbia punti deboli dal punto di vista delle difese. Cosa ne pensate? Vuoi avere 3 secondi? Sì, 3 secondi e mezz'ora. Mezz'ora. E... ok. Battiamo sto pagliaccio qua. Arbo, ma non so, continui a fare delle domande che non c'entrano nulla con questa incredibile Iron Mon cazzo. Ricordiamo, sfida totalmente diversa dall'Iron Mon Kaizo. In realtà no, ovviamente è la stessa sfida però più divertente. Ok. Arbo, non ho preferiti. Posso giocare il cazzo, mi pare. Quello è vero, Kaidor, quello è vero. Non aiutano per niente. Infatti prima ho preso un sacco di pizze. E preferite la challenge. Oh, ma cosa cambia, ragazzi? Ma... oh. Ma a me piace Heracross come Pokémon. Ok, eccoci qua. C'ha la lettera da dare a Steven. Grande Steven Seagal, proprio lui. Ok. Lo so che la Lega sarà dura per sta cosa qua, però... è il massimo che possiamo fare. Purtroppo abbiamo anche un'abilità brutta. Se non hai Raukoc, che è leggendario, tra i preferiti non potresti utilizzarlo. Allora nei preferiti. Fatto. Pronto, chi è? A posto.
Abbiamo già risolto. Trovato Steven con Rocco. Vabbè, ci sta. Non vedo discrepanze. Oh, hi Gianni, you had a match call feature più... Sì. A posto, Arbo, se mi dice che posso usarlo, allora lo uso. Vai. May, ci ritroviamo finalmente. Non mi ricordo nemmeno il suo starter. Non era Meganium, sicuramente. Comunque è vero, stiamo salendo veramente... veramente poco. A livello di... di livello. Meganium è molto tank, a quanto pare. Vediamo un po'. Invece ritorno quanto fa. No, è ancora più debole. Comunque questo ha un botto di difesa e lo segniamo. Abbiamo 100 HP al 23, non è male. Ok, buono, finalmente. Ora sono più veloce io, stronzo. Vediamo cos'altro ha, che non mi ricordo più lo starter. Magari lo starter si è voluto, è per quello che non ce l'ha più. Ah no, Ledian, eccolo. No, scherzavo, eccolo lì lo starter. Ora mi ricordo come ho fatto a vincere. Quelli però sono tanti danni, sapete? Cioè, considerando com'è la situazione. Abbastanza attacco, va detto. Oddio, io non ho... Flame Body, che palle. Flame Body, vabbè. Vabbè, ragazzi, abbiamo risolto il problema. Rocco Petri, perché ha passato di roccia. Giustamente, nome e cognome sono in funzione della sua passione. Cioè, è così che funziona, no? È esattamente così che funziona. Would you like to save the game? Yes. Molto bene. E tanto ci sta a salvare. Bom. E... il dubbio non si pone al momento che lui sta facendo l'Iron Mon cazzo che non prevede questo vincolo. Esatto, De Santo. Però sembra che non sia chiaro per la chat che sto facendo una challenge diversa. Io pensavo che cambiare il titolo da Kaizo a cazzo fosse abbastanza... però evidentemente non lo è. Raikou, 104 HP, precisi, livello 24. Un Raikou molto lento. Molto, molto lento. Ma con statistiche veramente grosse su un Pokémon veramente Chad. Perché ha solo esclusivamente una debolezza. La debolezza a terra. Ciao Bartux, tutto bene. Nelle regole della mia personale Iron Mon cazzo, è possibile far tenere i Pokémon gli oggetti. Fine. Abbiamo Earthquake, Body Slam, Razor Leaf e Return. Cioè, anche il moveset, devo dire, abbastanza buono. E... peccato che le mosse le impari ogni 10 livelli, quindi bisogna sempre aspettare. Allora, avevamo appena battuto Petra. Non mi ricordo se avevamo fatto la parte di Peco, mi pare di sì, perché abbiamo già lo sfidafonino, vero? Il match call. Ok. Quindi sì. Dobbiamo battere Mei. No. Just spell Gian, you move so might know this but miss brandy one. Ok, vabbè. Quindi posso andare, di fatto, non mi ricordo. Ah, ora abbiamo due Pokémon, quindi questi ci sfideranno. Sì. Vabbè, amen. Posso scaricare una Kaizo. Mr. Chuck Voodoo, devo specificare, sennò si pensa un altro streamer. E non c'è un luogo dove scaricare la Kaizo. Cioè, è una ROM normale che poi devi randomizzare. Comunque, con Earthquake ammazziamo tutti, quindi easy. Steelix più veloci di Raikou, ragazzi. Fa molto ridere sta cosa. Hai ragione, il Bone.
è verissimo che il tasso di allevamento è molto basso. Ecco, così, vedete, ho ammazzato pure Steelix, easy. Ecco qua. Yeah. Non ha manco rubato l'exp così, in teoria. Zacchete. Iron! Iron Mon. Haha, ridete! Ridete. La vogliamo della difesa fisica? Oddio, dai, fa comodo. Anzi, più lo siamo meglio è. Quindi io userei l'Iron. Tiriamoglielo. Toh, abbiamo guadagnato uno di difesa. Ok. Abbiate pazienza. Show al salt. Minchia, c'abbiamo il sale. E abbiamo... No, abbiamo soltanto il sale. Sale ondoso. Ok, minchia, choice band interessante. No, no, non penso onestamente la metterò. Però è interessante la choice band. Miracle Seed, va bene. Però farebbe ridere una bella choice band a Raikou. Così se mi locco ho perso la run, easy. Lux Incense. Allora, metto di non... Ah, perché alcuni nomi in inglese non li conosco. Vabbè, la Distro Rom, ok. Giusto. Giusto. Andiamo via. Skip Loom. Perché lo skippiamo? Che... Ah, ma è vero che c'è i repellenti. È un attimo che... Qua la 104 non sono soltanto gli HP. Upgrade. Molto bene. Ma è già tipo il secondo che mi dà di upgrade. No, era in un altro... In un altro salvataggio. Allora. No! Porco. Porco, porco. Torniamo su. Niente. Torniamo giù. Ah, ma qua c'era Tiny Mushroom. Mi sa che non ci faremo molto. Flauto blu. Manco mi ricordo cosa fanno i flauti, perché... Ah, ok. Oh. Che schifezze. Va bene, bro. Mr. Briny. Guardate che bello col testo così, che non devi perdere tempo. Cos'è quella, la thumbnail in quella clip? Ma è fantastica. Quella fiera suiscia di merda del Rimini. Rimini Comics, dici? Boh, vediamo. Vediamo l'anno prossimo. In passato ci sono stato, non mi ricordo in che anno. 2016, mi pare. O 17. Boh. Ok, allora. Questi mi danno la Silk Scarf, ma in realtà già ce l'ho. Vabbè, grazie. È la seconda. Non ho molte cure. Farebbero molto comodo. E intanto battiamo questi gentili signori. Ok, Beautifly. Si beccherà Body Slam. No, che palle! La strampa danza. Bene. Ottima partenza. Ah, lui c'ha Traunt. Bene. La partenza è molto bene. Dancer Jessica, grande Jessica. La mia amica Jessica. Ok. Veloce, che non ci abbiamo tempo da perdere. Ho resuscitato anche Steelix adesso. La mostra ultimare a Napoli verrai? Minchia, tutti i giorni ci vado. Basta chiedere. Allora, Cubone. Cubone si beccherà un Body Slam. Flame Wheel. Ok. Ovviamente sono... Ecco, stavo per dire, io sono più lento, quindi mi fa sta mossa e mo mi brucia pure. Mia cugina si strofina. Crab Hammer. Sotto le sue ascelle. Raga, siamo messi un poco male così. Ok, no, dai. Delibird, che due coglioni. Icy Wind. Mi piace pure la stab questa, sembra quasi legit. Ok. Allora, il problema di essere lente è che ti becchi tutte ste puttanate qua.
Poison Barb, direi che ce ne facciamo ben poco. I Carbos, ce ne faremo molto poco lo stesso, vista la nostra velocità, ma va bene lo stesso. Ciao David, grazie mille caro del sub, bentornato. La fiera dei macchinari agricoli a Bologna, può essere interessante. Saie di Bologna, macchinari agricoli. Vai, tiriamoci Carbos. Tanto. Lenti siamo lenti, però almeno abbiamo uno in più di velocità, così, vai. Che tra un po' diventeranno anche due in più di velocità grazie a questi Carbos. Allora. HM5, molto bene. Ovviamente ce la dovremmo fare alla cieca, perché... Io no, in realtà possiamo anche andare a menare, tanto voglio dire... Non è che ci possiamo allenare qua sotto. Grindare non possiamo grindare, quindi andiamo direttamente dal capo palestra e via. Da Broly. Che non è quello del film di Goku. No, Goku. Adesso devo cercare di... Ah no, aspettate. Sì, devo batterli tutti adesso. Ok. Se li trovo, devo batterli tutti se li trovo, ragazzi. Se non li trovo, poi c'è caso che misso qualcuno. Pinsir. Ragazzi, io sento che sarà la fine della run, non so perché. A posto. A posto, dico io. Sordede, buono. Ecco, giusto così. Ci vediamo. Ma basta, Dio buono. Roar, tigrotti. Buonasera, signor Fieric, come va? Mi scuso per il ritardo nel rinnovo dell'abbonamento mensile. Ragazzi, sarà difficilissimo. Questo che va più 4 attacco, non male che me lo son tankato. Ma lotta in doppio, ma io non... Ma... Merda. Ah, come cazzo faccio quella lotta in doppio qua? Boh, giustamente l'Iron Man cazzo, quindi decido io cosa fare con la lotta in doppio. Io faccio... Vai, direi che Sky Attack è abbastanza inutile come mossa. Non penso riuscirà neanche ad attaccare. Attenzione. Pure. Che ridere Steelix con ste mosse. Ok. Psycho Boost. Ok, almeno va su Steelix, meno male. Steelix riesce pure ad attaccare, ma pensa a te. Vabbè, dai, possiamo dire che non è stato di grande impatto. Ciao Desmond. Altra Body Slam, altro Sky Attack. Psycho Boost missa, molto bene. Tanto Steelix inizia a fare le sue macumbe. E pensate di portare GTRP? Sì, ci ho pensato, poi ho abbandonato l'idea. Ok, Steelix ha pure missato. Suka, suka. Il microfono non c'è perché è andato a puttane. Livello 26. Sai cosa fa un napoletano che si butta da un palazzo? Bene. Ottimo. Grazie del resub. Acco, grazie mille del resub. Grazie comunque anche a Michela Salvaneschi per i 16 mesi. Bentornata Michela. Grazie mille, grazie mille. Sì, no, buon divertimento a trovare le persone che devo battere. Oh! Le... Ah, pensavo fosse il mio, dico what the fuck. Fibas c'ha terremoto, interessante. E questa ci ha fatto male. Questa ci ha fatto male. Io non riuscirò mai a attaccare per primo, vero? No, è impossibile. Staran la perderemo per colpa... Sì. Staran la perderemo per colpa della velocità. Dai, sfruttiamo questo.
Questa deve essere la Miracle Run, quindi gli diamo questo oggetto qua. Ah, qua cosa abbiamo di cure? Ci abbiamo questo. Aspetta però, fully revives and restores all fainted Pokémon. Però se il mio Pokémon non è morto, non posso usarlo, quindi non serve a niente. Ma non c'ho un cazzo di niente. Mi sa che ho soltanto delle bacche merdose. Ho soltanto delle bacche merdose, sì. Bene. Facciamo che gli do questa. Preferisco, almeno sono 10 HP. Vabbè, niente, andiamo verso la sconfitta, ragazzi, ho già capito. Non perdiamo ulteriore tempo. Tangela. Io non so se Body Slam fa più danno di ritorno ancora oppure no. Ok. Buono che ha missato Glare. Ok, va benissimo sta mossa. Sei anche... non è neanche poco, devo dire. Avrà tanto attacco. Cioè, considerate che io sono bello bulky, eh. Ok. Facciamo... sì, oh, ma non ce la si può mica fare. Cosa pensi di sorteggi la Champions? Mio, che cazzo ne so. No, però... vabbè, dai, mi ha fatto apposta. Vai, 5 hit, dai, già che ci sei. Vabbè, niente. E finisce qui la run di questo Raikou. E mi hanno sporato, sì, in tutti i sensi. E questo giusto per parlare del fatto che... niente. Buonanotte, via. Sto cane arancione di merda, minchia, davvero. E bene, interessante. Aspettate che devo randomizzarne un'altra. No, non è questo. Aspettate, ho sbagliato. Vabbè, e peccato. Il record era buono, era lentissimo e questo è il risultato. Giustamente lui diceva, Spora è una perfetta mossa per counterarmi. Cioè, io ho una debolezza, ovviamente lui. Dopo Spora aveva anche la mossa per danneggiarmi. Nella mia unica debolezza. Allora, un attimo che... Pokerando...